Ciao a tutti e benvenuti sul canale che vi porta a scoprire nuove mete, nuove destinazioni e nuove persone. E nuove persone. Perché se no saremmo fuori dal video noi. No. Siamo qui con i due ragazzi di quelli della Costa Azzurra. Massimo e Alice. Massimo e Alice. Anche un nome, giustamente. No, ma se si era dimenticato, quello capiamo. No, l'ho visto che si arrampicava. Ho visto un attimo di... Noi vi salutiamo Alfredo e... L'occhio vitreo di chi si ricorda. Due ragazzi italiani bravissimi, simpaticissimi, che vivono in Costa Azzurra. Esattamente. Ci racconta perché? Tutto ciò? Ah, il perché è una storia, è una storia lunga, sì, che data di 7 anni. Noi ci siamo trasferiti qui nel marzo del 2012, quindi siamo nel 2019 se non mi sbaglio. Sì, sì, ok. Quindi sono più o meno 7 anni che stiamo qui. E dunque, io sono laureato in informatica, per mia sfortuna. E, benvenuto nel mondo. È una brutta malattia. Ed è successo che fra il 2011 e il 2012 cercavo lavoro perché mi stavo laureando. E avevo iniziato a fare dei colloqui con una società. Posso dire il nome delle società? Con la società Alten di consulenza. Problema. Per noi non c'è, cioè... non c'è nessun problema. No, ma peggio denunciano te, quindi. No, faccio pubblicità. Non c'è nessuna pubblicità occulta, diciamolo subito. No, pagati per parlare di... Io sono pagato da Alten, però... però non sono pagato per parlarne qui. E avevo iniziato appunto a fare i colloqui con questa società che era a Bologna. E perché Bologna è la città dove avevo studiato, mi piaceva un sacco, e adesso taglio. E poi dopo siamo arrivati qui in Costa Azzurra. E cosa fate? Quindi, adesso però... vabbè, te continui a fare l'informatico, te invece lui continua, Alice, a fare l'informatico. Io invece, diciamo che ho provato a lavorare come restauratrice perché mi sono laureata in restauro. Beh, non ci sono riuscita, ma insomma niente di grave, perché ho continuato, mi sono rimboccata le maniche, ho detto va bene, continuiamo a fare qualcos'altro, e visto che i bambini mi sono sempre piaciuti ho fatto la babysitter, e quindi adesso sono babysitter presso una famiglia italiana. E aiutiamo con questo nuovo canale gli, sì, italiani che cercano di trasferirsi in Costa Azzurra o in Francia in generale, diciamo la burocrazia, gli aiuti che possono avere tramite cose pratiche, piccole cose nel cambio di un paese che non è poi così immediato, semplice. È semplice. E insomma con il nostro canale speriamo di aiutare, sì. Sì, quindi il vostro canale si è un po' trasformato perché siete nati come i classici travel, sì, blogger anche voi, far vedere un po' in giro, e poi abbiamo preso una direzione che serviva, sì, un qualcosa, un aiuto, di, alle persone, sì. All'inizio siamo partiti come, diciamo, i video delle vacanze della Bretagna, sì, perché come abbiamo siamo partiti tutte, lo so. Però poi abbiamo visto che c'era gente che si interessava al fatto che eravamo in Costa Azzurra, che abitavamo qui da qualche anno, e quindi abbiamo detto perché no. E diciamo che sì, l'idea è quella di cercare di rispondere a tutte le domande che ci facevamo noi prima di arrivare qui, dare tutte quelle informazioni che avremmo voluto avere noi. Anche perché non siete così lontani dall'Italia, però è tutto un altro sistema, sì, però alla è fine, completamente diverso. Siete, sì, siete a... a parte la questione bidet, che ce l'ho qui. Sì, cioè, questo bidet. Però loro ce l'hanno il bidet, in casa ce l'hanno, quindi... Però va detto 5. Che in Francia vengono svalutate le case se mettono, sì, il bidet. Sì, ci raccontavano prima che se viene messo il bidet la casa viene svalutata. La casa viene svalutata, sì, perde di valore. A parte la parentesi bidet che tu hai detto, sì, mi stavo... Non c'entra niente, quindi voi state cercando col vostro canale di dare una mano agli italiani che, sì, scusate, purtroppo non si devono... Non hanno il bidet. Che non hanno il bidet. Esatto. E che si devono trasferire. Sì, in... Gli diamo una mano in che senso? Perché no. No. Dai, ok, adesso gli metto vietato ai minori di 18 anni, dai. Qui c'è da fare un grosso taglio, eh. No, tutta dritta, tutta dritta. No, comunque cercate di dare una mano alle persone. E come si sta evolvendo questo discorso? All'inizio non avevamo molto seguito, forse perché non riuscivamo un po' a farsi conoscere. Oggi invece siamo arrivati ad avere più o meno un paio di mail alla settimana di ragazzi che sono stati contattati da questa o quella società qui in Costa Azzurra, sì, per venire a lavorare qui, e sono quasi sempre coppie nella nostra situazione, quindi lui già con il lavoro preparato tutto quanto e lei invece un po' più allo sbaraglio che deve seguire. E quindi è bello perché io aiuto un po' lui con le prime... Le prime pratiche, grazie. Con le prime pratiche qui in Costa, sì, Azzurra, e lei invece rassicura un po' la compagna dicendo guarda c'è possibilità anche di lavorare qui facendo questo e quello, basta sapersi un po' inventare. E quindi il vostro sogno cosa vorreste fare?
visto che state iniziando a dare una mano alle persone. Mi piacerebbe continuare in quest'ottica, portare avanti questo progetto, ampliarlo un po', proprio sì, renderlo come servizio alle persone. Non sarebbe male. Non sarebbe male. In realtà noi siamo molto allo sbaraglio perché lavorando tutta la settimana, sì, non abbiamo tanto il sabato per fare i video, quindi non è che ci pensiamo poi più di tanto, insomma, cerchiamo un po' di... Quindi non abbiamo un obiettivo, mi sa, a lungo termine. Noi andiamo avanti finché abbiamo voglia. Finché ci divertiamo, pensiamo, sì, che... E il vostro sogno quale sarebbe? Che non è un obiettivo, perché il sogno... Il nostro sogno, il nostro sogno. Abbiamo un attimo preoccupato. Ci avete preso un po' la no, spavista. Cioè, adesso ci sono... Bisogna fare la differenza fra la parte professionale, sì, della vita e la parte hobbistica. Il sogno cosa intendete? Un sogno professionale o hobbistico? Beh, solo il sogno professionale al di là, cioè, del vostro canale. Qual è il vostro sogno? Che cosa volete che diventi il vostro canale, questo che state facendo? Qual è il vostro sogno? Ci piacerebbe guadagnare milioni di euro al giorno, quello a tutti. Però no, non abbiamo... Ci piacerebbe anzi, ci fa già molto piacere sapere che è un canale che torna utile a qualcuno, sì, quindi già quando ci arrivano le prime email e si dicono abbiamo visto il vostro canale, grazie per le informazioni che ci avete dato, già quello lì ci piace molto. E quello è più o meno quello che vogliamo continuare a fare, quindi continuare ad evolvere sotto questo punto di vista, dando anche poi dopo quella che è il nostro punto di vista soggettivo, perché non vogliamo limitarci a dare soltanto, sì, le informazioni come se fosse il telegiornale, ma ci mettiamo il nostro. Sì. Quindi è un misto fra un vlog e un canale informativo, insomma. Sì. Quindi per ora, per voi, quella della Costa Azzurra è stata una scelta vincente? Cioè, se doveste tornare indietro... Lo rifareste? Io sì. Nonostante le difficoltà, sì, nonostante le difficoltà iniziali, non è facile cambiare paese, cambiare anche lavoro, insomma, imparare bene un'altra lingua. L'Italia, la Costa Azzurra, voi siete di Rimini, giusto? Sì. Che cosa avete trovato di diverso, di migliore, che vi fa dire sai che c'è Italia? Ciao. Cioè, lo rifarei, arrivederci. Beh, principalmente la qualità della vita e lo stipendio, lo stipendio, anche la possibilità di avere un lavoro, perché a Bologna a me mi avevano offerto dei lavori ma erano quasi tutti sottopagati, sì, o erano sotto forma di rimborso per gli studi, insomma, c'è più rispetto comunque per l'essere umano, per la sua, sì, dignità, sì, professionale, umana, anche crescita, parlavamo ieri, crescita lavorativa, crescita, che infatti cosa quello che vuol dire nel mondo dell'informatica italiano sappiamo tutti com'è, in Italia è stagnante, quindi. Beh, ma anche lui ieri ci raccontava che tu appunto sei babysitter, ma sei inquadrata, cioè, esatto, in Italia, esatto, babysitter uguale nero. È la grossa, sì, differenza. Io facevo un po' di babysitting anche in Italia mentre studiavo, però una volta che sono arrivata qui mi hanno offerto subito il contratto a tempo indeterminato, quindi, sì, anche se i bambini crescono è inevitabile, però la sicurezza di un contratto a tempo indeterminato è una piccola evoluzione tutti gli anni. Sì. Nonostante sia un lavoro molto semplice, non al pari del suo, però è comunque pochi chilometri dall'Italia, eppure, sì, sembra di sentire parlare di un altro mondo. Sì. Tagliamo che c'è la batteria che mi sta morendo perché qualcuno me l'ha lasciata accesa. Ciao a tutti. No, vabbè, quindi sì, purtroppo la batteria sta morendo. Ho capito, ma non perderti in chiacchiere. Va bene, comunque li ringraziamo tantissimo, sono persone stupende. Seguiteli sul loro canale, iscrivetevi qua sotto. Ovviamente qui sotto vi mettiamo qui sotto come sempre tutte le indicazioni del canale di quelli della Costa Azzurra. Avranno modo di conoscerli, avranno nel senso sempre, sì, quelli del tu, avranno comunque modo di conoscerli ancora, perché, sì, andremo in giro con loro e quindi, sì, adesso sul loro canale vedrete qualcosa dedicato a noi sul loro canale. Se riusciamo a fare il video, perché ancora siamo partiti un po'. Ma ce la facciamo, siamo ce la facciamo. Adesso andiamo. Adesso andiamo. Va bene, ci vediamo alla prossima. Seguiteli. Questa volta non chiediamo di seguire noi, ma chiediamo di seguire loro. Quelli ma della seguite, anche, seguite anche loro, però, perché così ci seguiamo tutti. Dai. Va bene? Ciao a tutti. Ciao. Buonanotte. Buonanotte. No.